Sono Alberto Bolzoni, molto felice di essere un consulente e docente. Ho seguito pesantemente i discorsi legati all'organizzazione e in particolar modo nel mondo operation, nell'area operation di qualsiasi azienda manifatturiera ma anche destinata ai servizi. Il workshop di oggi è Toyota Kata, riguarda quella che io definisco la chiave di volta che sostiene il Lean Thinking. I primi approcci che gli occidentali hanno avuto nell'andare a vedere, verificare, diciamo pure a copiare le metodologie in uso dai giapponesi, hanno dato modo di rilevare metodologie, di rilevare dati, di rilevare situazioni. Quello che non è mai stato rilevato è l'imprinting, l'impostazione culturale del giapponese e la sua modalità di agire nella propria organizzazione. Quindi il solo confronto ci dà la capacità di mettere in discussione ciò che noi facciamo, metterlo in discussione in modo costruttivo, nel senso dobbiamo migliorare. E questo è un primo punto cardine molto importante. Quello che però, come dicevo, mancava era effettivamente questa cosiddetta chiave di volta, cioè vale a dire la capacità di creare dei legami all'interno della loro organizzazione dove vicendevolmente si presentano figure come maestro e allievo, non in termini di competenza, ma maestro e allievo nell'aiuto reciproco nel perseguire correttamente la strada del miglioramento continuo che è il cardine della loro efficienza. E questo è il Toyota Kata, quindi oggi faremo proprio una prova pratica con dei giochi molto semplici e banali, però creeremo le coppie maestro e allievo in modo tale da vedere come l'allievo sviluppi e migliori le performance nella realizzazione del giochino con a fianco il maestro che darà le indicazioni giuste per garantire l'applicazione corretta della metodica. Il pensiero Lean, quello che noi oggi chiamiamo Lean Thinking, che regge tutto ciò che è Lean Production, Lean Design, Lean Organization, nasce sostanzialmente da una formazione culturale, dall'impostazione culturale dei giapponesi, che in questo caso è nettamente differente da quella di noi occidentali. Il perseguimento continuo della perfezione. Io ricordo sempre ai ragazzi in aula la storia dei samurai e le arti marziali giapponesi. Le arti marziali giapponesi sono incentrate sul raggiungimento della perfezione, l'esecuzione perfetta di ogni singolo movimento. E infatti i primi riscontri in merito Lean li abbiamo i primi del Novecento, quando negli Stati Uniti Henry Ford si buttava, grazie alle teorie scritte da Taylor, sulla produzione di massa, e in Giappone invece avevamo i precursori della Toyota impegnati in un'azienda che produceva telai e che ragionava pesantemente in termini Lean. Il pensiero Lean continua a essere un elemento forte e vincente e sicuramente da osservare, non da copiare, ma quantomeno da osservare.